patriarca di Venezia, chiesa di San Nicolò a Lido, parole importanti, ne parleremo dopo. Abbiamo visto anche in diretta lo sposalizio del mare celebrato appunto con il sindaco di Venezia e con gli altri sindaci del Veneto. Siamo leggermente in ritardo sulla tabella di marcia, la messa è iniziata dopo rispetto a quanto era previsto, proprio per dare la possibilità di concludere la cerimonia dello sposalizio del mare. Ora cerchiamo di recuperare velocemente il tempo perduto. Saluto e ringrazio, lo vedo subito con noi, il direttore generale dell'ULS 2 Marca Trevigiana, Francesco Venazzi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, mi consenta, grazie anche per l'attesa, mi consenta di dire velocemente quello che facciamo di solito all'inizio, quali sono i dati dei contagi in Veneto. Secondo il bollettino regionale, 277 nuovi casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore, quindi continua il trend in discesa fortunatamente, 2 decessi nelle ultime 24 ore. Buono anche, come sempre in questi ultimi tempi, i dati ospedalieri. Nelle aree non critiche sono ricoverati 872 pazienti, meno 15 pazienti Covid, e 120 meno 1 nelle terapie intensive. Quindi questa è la situazione che conferma il trend positivo. I dati sulle vaccinazioni le vedete in alto, parlano di 2.282.679 dosi somministrate in totale, nella giornata di ieri 35.337, quindi anche questo è un dato importante. Lo sappiamo che un Veneto su tre ha ricevuto la prima dose di vaccino, più di uno su 10 ha avuto anche l'immunizzazione completa. Insomma, lo sprint del Veneto per i vaccini è in atto ormai da tempo. Chiediamo a lei, direttore Benazzi, volevo sapere se ci sono i primi dati, visto i boom, per quanto riguarda i quarantenni nella Marca Trevigiana. Sì, i primi dati, noi abbiamo avuto già da oggi oltre 40.000 prenotazioni, quindi sta andando molto bene. Ieri abbiamo fatto il primo centinaio di persone over 40 che abbiamo aperto dei posti nonostante i richiami eccetera. Comunque entro il 16 di maggio noi contiamo di arrivare oltre il 65% dei vaccinati in quella categoria. Ecco, le altre fasce, com'è la situazione della Marca Trevigiana? Le altre fasce vanno benissimo, devo dire che gli over 80 siamo oltre l'89%, quasi il 90%. I medici di famiglia faranno i richiami il giorno 17 e 18 di questo mese per tutti i pazienti e le persone over 80 allettate, per cui arriveremo sicuramente a superare il 94-95%, e questo è una garanzia, perché come abbiamo visto con gli over 80 abbiamo avuto solo un 2% di ricoveri Covid nell'ultimo mese, che significa su 450 ricoveri, capite benissimo che ormai il numero è irrisorio grazie alla vaccinazione. Anche la fascia 60-69, che era quella che aveva dato un po' di problemi, sta recuperando? Sta recuperando in modo importante, siamo ormai vicini all'oltre il 60%, 64%, quindi anche qui andiamo all'immunità di gregge. Devo dire molto bene la fascia invece dei 50 e 59, dove c'è molta risposta da parte delle persone. Senta, ci conferma che da fine mese dovrebbero essere immunizzati anche i dipendenti delle aziende, i commessi, i baristi, a fine maggio? Guardi, noi seguiamo un calendario, noi facciamo una riunione tra direttori generali presieduta dal presidente Zaia e lui ci dà le indicazioni. In linea di massima noi ci auguriamo di sì, l'importante è che assolutamente i quarantenni, 40-49 anni, rispondano in modo efficace alla vaccinazione, così riusciamo ad arrivare al 65%, 70% che ci dà la garanzia di immunità di gregge e poi possiamo passare tranquillamente agli altri. Noi come data ci siamo dati il 16 di maggio e di giugno, scusi. Quindi il 16 di giugno l'obiettivo è arrivare al 70% dei 40-49 anni. Assolutamente, da là poi immagino il presidente voglia partire con il resto, cioè con il resto della popolazione, ma comunque l'importante è mettere in sicurezza questi, perché dopo non abbiamo avuto assolutamente mai ingressi di persone in ospedale Covid positive sotto i 40 anni, a parte casi residuali ma legati a persone che erano andate all'estero e quindi avevano contratto delle varianti eccetera particolari. Quindi ecco, in parte ha già risposto, volevo proprio chiederle questo, il presidente Zaia ha parlato dopo i quarantenni del cosiddetto via libera, cioè della possibilità poi della vaccinazione senza fasce d'età, questo nella Marca si vedrà solo dopo il 16 di giugno o c'è già un'ipotetica data?
Come le dico, andiamo a vedere intanto il numero di quante persone noi abbiamo adesso, questa settimana, apriremo altri posti per arrivare appunto al 70%. Se verranno tutti, come dire, conclusi, quindi coperti, quindi chiusi, sicuramente forse si può pensare, ecco, di riaprire prima. Però le dico, è importante per noi fare questa fascia 40-49. Altri posti, altri hub, dove saranno? Beh, noi stiamo ovviamente potenziando, come lentamente potenziando quello di Villorba, che arriverà a 6-8 mila vaccinazioni al giorno. Gli altri hub sono, come abbiamo visto, Godega, Sant'Urbano, importante, che andremo anche là a riorganizzare e potenziare, e poi l'altro importante è Rese Pio X e Vidor, dove abbiamo ovviamente anche là la possibilità di fare 2.000 dosi al giorno. Quindi noi arriveremo a 10-12 mila senza problemi al giorno. Senta, c'è poi, resta quella sacca di Novax ai quali voi vi appellate continuamente, insomma, abbiamo visto soprattutto nel Bellunese c'è questo caso che preoccupa anche di medici. Cosa dire a queste persone proprio per cercare di dare una svolta definitiva? Difficile poi convincere chi resta delle sue posizioni, però una parola può sempre servire. Cosa può dire? Beh, intanto che abbiamo visto la vaccinazione non ha prodotto nessun tipo di problema, qualche reazione ma minima, un po' di febbricola, un po' di dolenzia. Quindi vaccinarsi è dimostrato, ormai abbiamo fatto centinaia e centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, ma anche nella nostra provincia, con risultati solo che positivi. La seconda cosa è che c'è un decreto legge che va rispettato, cioè voglio dire, non si può pensare di eludere, di non rispettare un decreto legge. Quindi dico a queste persone, vaccinatevi, uno perché proteggete voi stessi, le vostre famiglie, i vostri pazienti, e la seconda cosa perché esiste un decreto legge, non costringeteci a mettervi fuori dal lavoro, perché questo prevede il decreto legge. Allora, l'ultima cosa che le chiedo è legata a questo, noi lo stiamo chiedendo un po' diverse volte in questi giorni, ma ancora non c'è una risoluzione. Il suo confronto con il sindaco Shumsky ci sarà quando ci sarà, ha notizie su questo punto di vista, perché poi è molto seguito, insomma, quindi ha un bacino seguito di persone. Ci sarà questo confronto oppure no? Allora, guardi, io ho chiamato il sindaco Suschi 2 volte ufficialmente. Adesso so che il Dipartimento di Prevenzione ha già mandato le lettere a tutti i medici, perché dipende dal Dipartimento di Prevenzione, i medici, i medici generali e pediatri. Mi auguro, spero che il dottor Suschi risponda in modo tale da vedere quali sono le sue, come dire, idee rispetto al fatto di vaccinarsi, di non vaccinarsi o di ritardare la vaccinazione motivandolo. Ma c'è un tempo limite per questo chiarimento? Certo, la prossima settimana, alla fine della prossima settimana, noi dovremo aver ritirato tutte le risposte da parte dei medici interessati. E in base a questo poi ci muoveremo, applicando ovviamente il decreto legge. Perfetto, grazie, grazie davvero Grazie a voi, dottor Verazzi, grazie. grazie per essere stato con noi, Grazie a lei. grazie, 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 Arrivederci di buon nuovo. lavoro e buon lavoro. Anche a voi, grazie. Grazie, grazie davvero. Allora, pubblicità e poi andiamo con il nostro, prossimo ospite. Rieccoci, rieccoci di nuovo in diretta. Allora, domani è una giornata importante perché ci sarà la cabina di regia che deve affrontare una serie di temi scottanti, molto attuali riguardo al futuro della gestione della pandemia Covid, perché si dovrà parlare delle riaperture, di alcune riaperture, ad esempio il settore wedding, anche per quanto riguarda le piscine e le palestre. Si deve affrontare il nodo del coprifuoco, molto probabilmente verrà allungato alle 23, forse a mezzanotte. C'è chi ovviamente spinge per abolirlo, ma pare che ci sia una sacca di resistenza ancora su questo per non disperdere quanto di buono fatto. Ci sarà anche da decidere in questa cabina di regia i parametri, i nuovi parametri per incidere sulle colori delle fasce, quindi non solo l'R con T ma anche l'R con T ospedaliero, il numero, l'incidenza dei casi sui 100.000 abitanti, quindi con 250 in rosso, con 150 tra 200, 150 e 250 in arancione, sotto i 50 in zona bianca, un po' come aveva anticipato il governatore Zaia, le richieste delle regioni, vedremo se troveranno attuazione. E quindi, insomma, tutti guardano a domani come giornata fondamentale per capire da qui in poi come si cambierà la situazione. Chi vive sul territorio
e quelle che sono le difficoltà delle categorie economiche, ma non solo, sono gli amministratori locali. Ne abbiamo uno in collegamento, Martina Bertelle, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, assessore al sociale del comune di Valdobbiadene, con lei affronteremo anche velocemente poi anche un altro tema spinoso, quello degli sfratti. Prima però, visto che abbiamo parlato della cabina di regia, i parametri, le riaperture, cosa auspicate voi nel vostro comune, insomma anche come amministratori, possa accadere da domani? Beh, sicuramente che ci sia una maggiore riapertura. Noi siamo pronti, i nostri addetti al turismo premono per ricominciare a lavorare a pieno regime. Sicuramente ci deve essere una maggiore apertura per quanto riguarda il coprifuoco, quindi speriamo un aumento dell'orario almeno fino alle 23, e poi di utilizzare magari anche i posti all'aperto, ovviamente seguendo dei protocolli, ma abbiamo visto i ristoratori veramente precisi e corretti nel rispetto delle regole, quindi non ho alcun dubbio che queste regole verranno seguite alla lettera. Valdobbiadene, ma come tutti i comuni che fanno parte del patrimonio UNESCO, vivono di turismo, vivono delle presenze dei turisti dall'estero, dall'Italia, e hanno bisogno di ripartire assolutamente. Quindi speriamo vivamente che le cose cambino, perché ce n'è veramente bisogno. Ecco, immagino, lei si occupa di sociale, che come assessore sociale le sia capitato magari in questo periodo, in questo anno e mezzo, di dover affrontare anche problematiche di gente che non lavora più, magari legata a questi settori, le è successo? Sì, diciamo che i nostri utenti che si rivolgevano ai servizi sociali sono un po' cambiati, sono sicuramente aumentati, ma ci sono persone che prima non conoscevamo e che adesso, soprattutto nella prima fase della pandemia, si è ritrovata molto in difficoltà. Tant'è vero che sono aumentate le distribuzioni dei pacchi alimentari che facciamo mensilmente insieme alla Caritas. Anche noi abbiamo ovviamente ricevuto dallo Stato i finanziamenti per i buoni spesa, 120.000 euro circa, e sono stati ovviamente tutti spesi, comprese anche le donazioni, molte donazioni che abbiamo avuto dai privati. E tuttora permane questo problema e permarrà sicuramente ancora per molto tempo, perché ci vorrà del tempo per ritornare ad avere un lavoro, ad avere una stabilità economica, insomma, a livello nazionale. E poi strettamente legato a questo è un allarme di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi, e questa sera vi faremo sentire alcune storie. In un nostro servizio c'è la questione del sblocco poi degli sfratti, all'orizzonte c'è prepotente questa situazione, nella Marca numeri particolarmente importanti, cosa pensate, insomma, quali iniziative si stanno mettendo in campo per arginare questo problema? A livello comunale noi stiamo per dire appunto il bando per gli alloggi pubblici, e abbiamo voluto riservare un alloggio proprio per questo scopo, nel caso in cui si presentassero delle situazioni di sfratto. Noi siamo un comune medio piccolo, quindi queste situazioni non accadono così spesso, fortunatamente, ma penso alle grandi città che invece si ritroveranno una situazione pesante da gestire. D'altra parte capisco anche i proprietari degli alloggi che da più di un anno sono in questa situazione di stallo e comunque continuano a pagare spese fisse, le tasse, e non hanno nessuna agevolazione, quindi il dramma è veramente duplice. È una situazione che adesso non vedo ci sia un miglioramento, insomma non vedo aiuti da nessuna parte, ecco, quindi bisogna ancora lavorarci. Le faccio l'ultima domanda, mai come forse voi assessori al sociale avete assistito appunto a storie, ce ne ha parlato anche prima, particolari, cosa l'ha colpita di più in questo anno e mezzo di pandemia, delle persone che si rivolgevano a voi, a parte il fatto che il target evidentemente è cambiato?
difficoltà ad avvicinarsi ai servizi, sinceramente, perché insomma siamo in Veneto, c'è molto orgoglio, si fa fatica ad avvicinarsi ai servizi e chiedere aiuto. Ma approfitto proprio di questo momento per lanciare un appello, nel senso che non c'è nessun timore, nessuno vi giudica, siamo qui a disposizione, il comune è a disposizione del cittadino, e tutti possiamo vivere un momento difficile, ma bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto e poi riprendere la propria strada come si è sempre fatto, per cui veramente non c'è la possibilità per tutti di trovare aiuto, non fermiamoci insomma davanti all'orgoglio. Questo è importante, questo messaggio dell'assessore Bertelli, insomma non abbiate paura, è cambiato il target, quest'anno, lo diceva anche la Caritas qualche giorno fa, i nuovi poveri sono anche dipendenti del settore del turismo, della ristorazione, non abbiate paura, non abbiate, come dire, non sentitevi feriti nell'orgoglio se dovete rivolgervi ai servizi sociali, perché vi possono dare una mano. Questo è importante appello dell'assessore, che io ringrazio, grazie davvero, grazie del suo contributo per oggi, buona domenica, la vedo in uno splendido scenario, quindi beata lei. Le colline, ecco, allora, meglio di così, meglio di così. Bene, grazie, buona domenica. Noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria e poi affrontiamo il nodo politico che sta alla base della nostra discussione con i nostri ospiti. Pubblicità. Rieccoci in diretta. Allora, ripartiamo da dove abbiamo terminato prima della pubblicità. Allora, saluto e ringrazio l'onorevole Alex Bazzaro della Lega. Buongiorno e buona domenica. Buona domenica e grazie per l'invito. E Anna Maria Bigon, consigliere regionale del Partito Democratico, buongiorno e buona domenica. Buongiorno, grazie per l'invito e a tutti gli ospiti. Scusate per l'attesa, ma la diretta della messa dalla festa della Sensa è durata un po' di più, per cui insomma ubi maior, diciamo così, dai. Allora, ripartiamo da dove avevamo terminato, lo sguardo a domani, la cabina di regia, tutti guardano a questa riunione, non è detto che poi si deciderà tutto domani, però ci sono temi importanti sul piatto. Bazzaro, cosa accadrà, cosa deve succedere secondo lei? Noi quello che chiediamo è di tener conto dei dati dal 26 aprile ad oggi. Abbiamo spinto molto perché si potesse tornare ad aprire in sicurezza, ad esempio con le aperture all'interno dei ristoranti, della parte dei plateatici esterni. Chiediamo di vedere quei dati e vedere che in questi quasi 20 giorni di aperture non sono peggiorati, anzi ci sono numeri confortanti sul piano medico-sanitario. E poi chiediamo due cose. La prima, il coprifuoco, ne sentivo parlare prima, a noi, quantomeno la mia opinione personale è che rimanga una legiferazione che non ha nessuna attenenza a quello che è il contrasto del virus. Il coprifuoco è una misura di ordine pubblico che può essere anche stata utile in un determinato momento, ma che oggi noi troviamo ampiamente superata, quindi quantomeno una posticipazione che non può essere solo di un'ora. In secondo luogo, la possibilità per determinate attività di poter tornare ad aprire. Abbiamo fatto l'esempio prima, lo sentivo nominare da lei, direttore, quando si parlava ad esempio delle piscine da poter riaprire, di determinati comparti del settore del turismo che necessitano di aperture, perché dobbiamo ricordarlo, sta partendo la stagione turistica nel nostro Veneto, oggi riaprono gli stabilimenti balneari, abbiamo la necessità di dare risposte, perché ogni giorno di chiusura in più significa mancati introiti, mancate entrate per dei cittadini, dei liberi professionisti, delle partite IVA, ma soprattutto significa che lo Stato dovrà andare a ristorare queste persone. Quindi anche a fronte di un ulteriore scostamento di bilancio di 40 miliardi già previsto, è necessario, stante i numeri, poter tornare ad aprire. Faccio l'esempio più semplice: i tifosi dell'Inter a Milano, in quasi 20.000 in Piazza Duomo, e grazie a Dio non abbiamo avuto nessuna impennata dei contagi, quindi per cui andrà superato quello che dicevate anche voi poc'anzi, cioè l'indice RT, andando poi invece a valutare i ricoveri ospedalieri. Sono tutte cose, a mio avviso, di buon senso, se ne discuterà nella riunione del Consiglio dei Ministri di domani, e noi speriamo, come avevamo chiesto ancora a fine aprile, che da oggi, da questo momento in avanti, ogni 10-15 giorni si possa fare un check delle misure previste, in modo da andare a modificarli in seduta stante, quando vedremo, e come speriamo vedremo sarà così, che non sono più necessarie determinate restrizioni.
Bigon, Bazzaro dice non basta un'ora per il coprifuoco, c'è chi lo vuole proprio abolire del tutto, lei cosa dice? Poi anche sulle altre iniziative che potrebbero essere prese domani, insomma c'è questa voglia di ripartenza, c'è chi invece nel governo però dice attenzione, non disperdiamo quello che di buono abbiamo fatto, è ancora così? Vale ancora questo concetto? Oppure la situazione è talmente buona e facciamo tutti gli scongiuri che ci si può aprire un po' di più? Ma la situazione è sicuramente migliorata rispetto a poco tempo fa e l'abbiamo visto, non c'è alcun dubbio, di fatto c'è un aumento, un'accelerazione della vaccinazione che questo ha comportato non sicuramente ad oggi una immunità di gregge, ma quantomeno insomma una buona percentuale di cittadini, di persone quantomeno vaccinate, e questo è un aspetto importante. Dall'altra parte però stiamo attenti, se è vero che ci avviciniamo all'estate e anche l'anno scorso abbiamo visto che è un altro criterio importante per cui e si è notato una diminuzione comunque di per sé anche di contagi, non disperdiamo quello che è stato un patrimonio importante, quindi aperture sì, ma gradualmente, stiamo veramente attenti. Se dovessimo avere nuove varianti con mancata copertura di vaccinazione o nuovi contagi e rischi maggiori, e quindi magari in autunno una terza ondata, sarebbe veramente un disastro per l'Italia, per l'economia soprattutto, oltre che per le persone. Bazzaro, secondo lei questa differente visione potrebbe essere un ostacolo domani alla cabina di regia? Io penso che nessuno faccia il tifo per chiudere. Credo che ci siano visioni più, più fiduciarie nei confronti della possibilità che non solo aprire, noi dobbiamo tenere presente che c'è stato un grande cambiamento dall'estate scorsa, cioè che il piano vaccinale fortunatamente in tutta Italia sta funzionando. Nel nostro Veneto, grazie all'ottimo lavoro del presidente Luca Zaia, anche e soprattutto della cabina di regia veneta, ieri abbiamo cominciato a vaccinare addirittura le fasce dei quarantenni con un boom di prenotazione iniziale che mi rende molto felice. Quindi rispetto all'anno scorso abbiamo una variabile importante, cioè quella che si stanno effettuando i vaccini. Ha ragione la consigliera regionale del Partito Democratico quando dice che non siamo ancora purtroppo arrivati all'immunità di gregge, però stiamo procedendo in maniera molto spedita e avendo avuto modo di sentire le nostre ASL territoriali si continuerà e si procederà anche durante il periodo estivo, andando anche a incentivare quelle. Si è bloccato. Più ecco giovani. Perfetto. Sì, adesso lo vediamo. Sta dicendo. Dicevo appunto che grazie anche al lavoro delle nostre ASL andremo ad operare durante i mesi estivi per andare a vaccinare o comunque a spiegare il vaccino alle tante fasce di popolazione più giovani che oggi sono ovviamente rimaste escluse per una questione di età. Quindi abbiamo la variabile delle vaccinazioni che sta procedendo in maniera spedita. La bella stagione che come l'anno scorso è stato detto ci aiuta, quello che chiediamo è quello di poter anche a livello psicologico, anche a livello di comunicazione sociale da parte del potere centrale, del governo ai cittadini, mostrare anche quello che secondo me è un atto di fiducia e di rispetto della libertà personale. Io non credo che un provvedimento, lo dico sul coprifuoco che mi vede molto molto netto nelle mie posizioni, non credo che una misura molto orizzontale che fa sì che oggi se io abito in piena montagna, in aperta campagna alle 22 non possa muovermi sia uno strumento per contrastare il virus. Di più, se andiamo ad aprire i ristoranti anche solo all'aperto, ma continuiamo in determinate attività ad avere la chiusura alle 22, quelle attività comunque lavoreranno, non dico a mezzo servizio, forse anche meno. Ultima parentesi, io sono veneziano, sono anche amministratore della mia città, una città che è stata colpita duramente come tanti altri comuni veneti, patrimonio, come citava prima l'assessore in collegamento dell'UNESCO, dal dramma della mancanza di turisti. Abbiamo la necessità non solo di poter tornare ad aprire con i corridoi Covid free, ma anche quell'opportunità di dare ai nostri ristoratori, a coloro che si occupano della filiera, di dare delle risposte che non possono terminare alle ore 22. Una battuta su tutte, giusto per citare un esempio: a Venezia abbiamo due sedi del casinò, io ho presentato un emendamento al decreto riaperture per chiedere la completa riapertura anche di queste strutture che sono importanti per le casse comunali, anche e soprattutto per dare quei servizi sociali che in questo momento purtroppo urgono in maniera veramente importante. Quindi pensare di riaprire ad esempio il casinò delle nostre città italiane, ce ne sono quattro, e mantenere un coprifuoco alle 22 molto restrittivo è una contraddizione in termini, è un ossimoro, e credo che gli italiani meritino fiducia e meritino la possibilità di vedere nei prossimi mesi quantomeno qualche ora di libertà in più nel periodo serale.
Per quanto riguarda la gestione poi anche della pandemia del Covid in Veneto, nelle regioni, vi faccio vedere questo servizio realizzato da Lina Paronetto. Ieri era presente in territorio della Marca Trevigiana il ministro Stefani, Erika Stefani, ministro della disabilità, ma ex titolare del Dicastero per diciamo, l'autonomia, e è tornata a parlare dell'autonomia e del ruolo delle regioni nella pandemia con parole anche forti, adesso le sentirete. Allora, poi lo commentiamo insieme. Sentite Erika Stefani ieri. È stato perché abbiamo un sistema regionale nella gestione soprattutto della sanità che siamo riusciti ad arginare l'epidemia. Io non oso pensare cosa sarebbe accaduto se il sistema sanitario fosse stato solo e esclusivamente centrale. Non oso pensare. L'emergenza sanitaria ha dimostrato in maniera indiscutibile il ruolo fondamentale delle regioni. Non si pensi che la pandemia abbia rallentato il processo verso le attribuzioni di maggiori prerogative verso l'autonomia. Quello è un fiume che scorre inarrestabile. Gli argini, dice il ministro della Lega Erika Stefani, sono rotti. Il sistema delle regioni è un sistema, signori, che al di là di quelle che possono essere delle chiacchiere o delle accuse che sono state mosse in modo strumentale nel corso dell'ultimo anno, il sistema regionale ha retto. Credo che ancora oggi che il regionalismo è il modo migliore di rispondere anche a quello che sarà da adesso in poi la ripresa dell'Italia e la ripresa dell'uscita da questa fase di epidemia, perché le regioni possono intervenire in maniera più puntuale, più adeguata al territorio, più circostanziata e tenendo conto delle caratteristiche del territorio. L'omogeneità al basso fa male a questo Stato. Da Castelfranco Veneto, dove ha presenziato in qualità di ministro l'inaugurazione di un appartamento domotico per le persone con disabilità, Stefani ha fatto il punto sulla campagna di vaccinazione di questa categoria di soggetti fragili. In Veneto sono oltre il 72% quelli che hanno ricevuto ad oggi almeno una dose. Abbastanza soddisfatta, è partito il piano vaccinale all'inizio con un po' di difficoltà, tant'è che io stessa sono intervenuta fin da subito della mia nomina con una sollecitazione presso il Ministero della Salute affinché vi sia una corretta priorità della vaccinazione per le persone con disabilità. Di certo ci sono stati dei passaggi un po' complicati, magari all'interno di alcune regioni, per un sistema. Ad esempio per l'identificazione della platea si è cercato man mano di affrontare i singoli problemi e sotto questo profilo devo ringraziare anche generale Figliuolo, ha cercato anche lui di intervenire dove c'erano dei problemi. Allora Bigon, dice Stefani, non oso pensare a cosa sarebbe accaduto se la gestione fosse stata in mano esclusivamente allo Stato. Cosa dice lei? Ma intanto io dico e rilevo un fatto principale, che nel momento dell'insediamento di questo governo, nuovo governo componente anche della Lega, Salvini non ha assolutamente parlato di autonomia nei suoi discorsi, nei suoi obiettivi. Ogni tanto la Lega fa spot questa richiesta, sappiamo benissimo che è una cosa che dice da sempre, ma di fatto nella concretezza non porta avanti. Per quanto riguarda la sanità, ha detto bene la ministra di dire che è quasi soddisfatta, abbastanza soddisfatta, perché in realtà dei problemi ci sono stati e soprattutto nella disabilità. Ci sono stati perché cos'è successo? È successo che mentre nel piano vaccinale queste persone erano tra le priorità insieme a tutti i fragili, di fatto nemmeno avevano la possibilità di accesso a un certo periodo del piano vaccinale in questo ultimo frangente, per cui solo il 70%, come ha detto lei, risulta vaccinato. Dovevano essere vaccinati già quasi immediatamente dopo il personale sanitario, per cui toccavano ai persone fragili e ai disabili. Bazzaro. Dire che la Lega non porti avanti l'autonomia quando credo che siamo l'unico partito in Parlamento a parlarne mi sembra un po' strano. Vorrei ricordare che una riforma dell'autonomia era pronta dopo 14 mesi, proprio fatta e voluta e pensata grazie al lavoro dell'attuale ministro Erika Stefani, che al tempo era ministro per le questioni regionali. Poi ovviamente qualcuno a testo pronto, il signor Luigi Di Maio credo si ricordi di cosa stia parlando in questa circostanza, ha ben pensato di dire che tutto il processo doveva essere rivisto dall'Università di Napoli, e vorrei ricordare che con il gruppo Veneto, i colleghi parlamentari potrebbero tranquillamente confermare, abbiamo avuto, è stato uno dei temi messi sul piatto a Matteo Salvini nel mese di luglio, nel mese di agosto, per la rettura del governo con
Conte 1. Noi non parliamo di autonomia con questo governo perché sarebbe come parlare onestamente, e lo vedremo nei prossimi mesi purtroppo, anche di altri temi. Sappiamo che è un governo di unità nazionale che serve per due motivi: superare l'emergenza pandemica e sanitaria, lo stiamo facendo, e cercare di dare tutti quei ristori a quelle categorie che sono state colpite, che in questo momento sono ancora in grandissima difficoltà, sia privati che imprese. Determinate scelte politiche noi speriamo di poterle fare presto, dopo un voto alle elezioni politiche. Pensare di fare l'autonomia con chi, penso al ministro Speranza su tutti, parlava di nazionalizzare e di togliere competenze alle regioni, è uno simbolo in termini. In più vorrei far notare che tutta la gestione della pandemia è stata fatta su base regionale, nel senso che gli indici RT, la divisione per colori, le famose cabine di regia sono state pensate su base regionale, proprio perché l'Italia 8.000 comuni, 8.000 campanili, ma sicuramente aveva esigenze e priorità diverse sia a livello di numeri di contagio sia a livello di bisogno di restrizione. Quindi pensare di avere un unico servizio nazionale che possa compensare le eccellenze di alcune regioni, Veneto in primis, e le pesanti defiance di altre, sarebbe qualcosa di impensabile. Lo ripeto, questo è un governo che deve occuparsi di poche cose e farle bene, anche perché abbiamo 230 miliardi di recovery plan da investire, e c'era un bellissimo articolo ieri del Corriere della Sera che parlava delle riforme necessarie per poter accedere a quei fondi. Io credo che dobbiamo occuparci di questo. Quando saremo al governo, sperando che la maggioranza degli italiani ci dia una maggioranza forte senza doversi appellare a partiti che con l'autonomia non c'entrano niente, porteremo quello che è un tema trentennale, ma che ha visto un partito non di cittadini meridionali ma di politici, il famoso PDS, che non sono i democratici della sinistra ma il partito del sud, che contrario all'autonomia non si è bloccato qualsiasi tipo di riforma nel Parlamento italiano. Allora lei mi dà già il là, adesso faccio vado subito, no. sì, vada. No, ecco, sì, una precisazione, non è che ho detto che non ne parlate da sempre, ci mancherebbe, soprattutto in campagna elettorale, però i fatti sono diversi, 20 anni che ne parlate e non abbiamo mai ottenuto, nonostante spesso siete state al governo. Allora io dico, se questo è un obiettivo che voi dite non solo a parole ma anche di voler raggiungere nei fatti, e con tutto rispetto ci mancherebbe altro, vero? Anzi, noi siamo stati promotori anche della modifica del titolo quinto, per cui ci mancherebbe, ne possiamo discutere, però a maggior ragione in un momento in cui c'è un'ampia maggioranza al governo, e quindi visto che insomma il consenso non deve essere solo di pochi ma di tanti, soprattutto per una modifica del genere, io credo che sarebbe l'occasione. Ma fatalità, ogni volta che si va al governo o andate al governo non è mai il momento opportuno. Io non ricordo poi il momento del fatto che il Movimento 5 Stelle abbia bloccato così tanto, mi sembrava anche ci fossero dei ministri vostri che non erano proprio così convinti, per cui parole sicuramente andate avanti, ecco, però insomma non solo a parole. Mazzaro? Per quanto... Sì, adesso volevo poi introdurre il tema di Salvini, ma mi dica, la faccio concludere e poi faccio replicare a Mazzaro. Voleva dire? Volevo dire poi per quanto riguarda... Aspetti un attimo, Mazzaro. Prego. Ecco, sì, grazie. Volevo anche dire che per quanto riguarda il piano sanitario siamo tutti convinti che la regione debba avere una competenza maggiore, ma la direzione è fondamentale da parte dello Stato. Perché? Perché lo Stato, insomma, io credo che l'Italia è composta da più regioni e non solo dal Veneto, per cui automaticamente se abbiamo una direzione, come è fatto correttamente, dovremmo fare delle modifiche sicuramente, ma la direzione deve essere sempre nazionale per quanto riguarda la salute. E non entro nel merito delle problematiche che noi rileviamo all'interno anche del piano pandemico che c'è stato in regione. Adesso lo affrontiamo, perché poi parliamo anche del fatto che la commissione d'inchiesta già si impantana su litigi tra maggioranza e opposizione. Allora Bazzaro, voleva replicare? La storia è passata, ma credo sia doveroso ricordarlo chi ci ascolta. Dopo 14 mesi di lavoro, mi sono contento che la collega regionale del Veneto del Partito Democratico sia una convinta autonomista e quindi farà la stessa battaglia. Dopo 14 mesi di lavoro in Parlamento, in cui vi assicuro che colleghi del suo stesso partito e soprattutto molti eletti parlamentari della Camera, del Senato e del Movimento 5 Stelle hanno in tutti i modi osteggiato l'autonomia, noi siamo arrivati nel luglio 2019 ad avere un testo base, ovviamente doveva passare in una riforma epocale, dalle commissioni, da tutto un processo ovviamente legislativo all'interno dei due rami del Parlamento. Noi ci siamo trovati, dopo questo lavoro di 14 mesi, con Di Maio, basta cercare Di Maio autonomia su Google,
che spiegava a coloro di popolo che la riforma dell'autonomia doveva essere rivista, non si sa bene con quali criteri, dall'Università di Napoli, perché altrimenti loro non avrebbero mai provato niente, perché ovviamente c'era una componente meridionale del proprio movimento che ha eletto tantissimi parlamentari nelle città e nelle zone del meridione d'Italia, che era fortemente contraria all'autonomia. Io, se i colleghi del Partito Democratico in primis, che sono il terzo gruppo parlamentare in Parlamento, sostengono questa battaglia, avremo sicuramente un appoggio in più. Io credo che l'autonomia vada fatta tutta insieme. Dubito, francamente, vedendo anche i chiari di luna di questi giorni e tanti scontri e tante riforme da fare, che possa essere la priorità. Da convinto autonomista, da uno dei fondatori del Comitato per l'Autonomia del referendum storico, che ha visto oltre 2 milioni di veneti andare a votare, ne sarei ben lieto, però sono anche realista e faccio un bagno di umiltà quando parlo in questa trasmissione spiegando che la vedo molto difficile. Allora, l'accennava prima Bazzaro, voleva dire qualcosa? Sì. No, no, dico che sì, anche Salvini all'insediamento non ha parlato assolutamente d'autonomia, lo dovrete spiegare ai vostri elettori, questo voglio dire. Allora, restiamo su Salvini, lo diceva prima Bazzaro, insomma, la Lega fa capire per bocca di Salvini, che è il suo leader, che lo ha detto, insomma, e ha suscitato anche delle polemiche, questo governo non sarà il governo delle riforme, non scherziamo. E quindi un governo a tempo, in queste ore il segretario del PD Letta ha risposto, insomma, in un tweet, se non sbaglio, se non vuole fare le riforme se ne vada dal governo. Bigon. Allora, noi sappiamo perfettamente che i soldi che arrivano dall'Europa sono anche vincolati a determinate riforme, lo sappiamo tutti, insomma. Per cui nel momento in cui abbiamo tutti aderito al governo Draghi, sapevamo anche che dovevamo da una parte gestire questi fondi, e io credo che essere tutti, quasi tutti, insomma, all'interno di questo governo, rappresentanti delle forze politiche, è fondamentale per cercare di gestirli nell'interesse veramente totale dei cittadini, delle persone che abitano l'Italia, e di questo veramente sono convinta. Dall'altra parte sappiamo tutti che l'Europa ci ha sempre chiesto anche delle riforme, e le riforme le dobbiamo fare, perché altrimenti da una parte otteniamo i soldi, ma se non riusciamo a semplificare, eliminare la burocrazia, riformare la giustizia, sono cose fondamentali che non possiamo far finta di nulla. Bazzaro. Guardi, io credo c'è stato un grande fraintendimento. Noi siamo favorevolissimi a farle, soprattutto la sburocratizzazione della riforma della giustizia. Il problema è che credo che anche qui Salvini sia stato molto realista. C'è un fronte parlamentare che sulla riforma della giustizia, con tutto il nostro avallo e il nostro appoggio, dubito fortemente si possa portare a casa. Le faccio un esempio concreto, che a me piace andare nei fatti. Io mi occupo di politica dell'Unione Europea, in particolar modo alla Camera, per il mio gruppo. Quando c'è stata la legge di delegazione europea, cioè i recepimenti normativi da attuare nei futuri anni che l'Europa ci chiede, per inserire nel testo globale, cioè la mozione di tutte le forze di maggioranza, la parola riforma della giustizia, cioè una parola molto vaga, un piccolo incipit scritto, ci abbiamo messo 3 giorni di lavoro solamente per scrivere quelle 3 righe. Ora, se grazie al ministro Cartabia, grazie al fatto che tutti i partiti appoggiano Draghi, grazie soprattutto allo sprono economico del fatto che senza i famosi 230 miliardi di opere, senza una serie di riforme da fare quest'anno, nel prossimo e dentro il 2026, non arriveranno mai. Si cambia atteggiamento, ben venga, dico la verità, ho visto il Movimento 5 Stelle 2 giorni fa alla Camera, si parlava di crocieristica veneziana di cui mi occupavo io, dirmi che adesso il ponte sullo stretto è l'opera più bella del mondo, quindi per carità, si cambia opinione molto rapidamente. Se c'è la volontà, noi siamo favorevolissimi alla riforma della giustizia, alla riforma del fisco, a una sburocratizzazione, siamo qui apposta per farli, anzi siamo entrati in questo governo per farli. Onestamente, ma spero di sbagliarmi, lo dico a favore degli italiani e di tutti i cittadini che ci pagano lo stipendio, spero di sbagliarmi, ma visti i chiari di luna degli ultimi 3 anni e mezzo in Parlamento, parlare ad esempio di giustizia e di riforma della giustizia con le prescrizioni che ci dice l'Unione Europea, non con le riforme in buona fede, mi sembra veramente molto lontano dal divenire realtà. Allora, sì,
No, non capisco. Scusa. Allora, prima, per quanto si riguarda l'autonomia, diciamo che non è il momento. E per non parlare poi del decreto Zan, non è mai il momento. Non è mai il momento perché ci sono altre questioni più importanti e posso anche capirlo che ci sono delle questioni importanti. Adesso però stiamo qua in governo per cercare di investire, quindi rilanciare quello che tutti noi teniamo molto, che è l'economia anche dello Stato italiano. Sappiamo perfettamente che sono legate delle riforme, ma ogni volta troviamo delle scuse per cercare di non farle. Guardate che se noi non facciamo le riforme unitamente a quelli che sono gli investimenti delle somme che arrivano per quanto riguarda il rilancio, rischiamo veramente di perdere anche le occasioni fondamentali, per cui insomma possiamo parlare di tutto, ma queste sono cose fondamentali. Non 3 giorni, ma se dobbiamo stare 1 mese, 2 mesi, 3 mesi fermi a lavorare, visto che appunto ci pagano lo stipendio, io credo che sia doveroso da parte nostra. Se non prendiamo l'occasione per fare le riforme, i soldi non rilanceranno mai l'Italia, mai. Mazzaro, e poi andiamo in pubblicità. Confermo pienamente, io non posso ritrovarmi d'accordo, mi spiace davvero, se volete posso venire qui tranquillamente a dire faremo la riforma della giustizia, faremo la sburocratizzazione, poi quando cominceremo a parlarne, perché la riforma della giustizia va fatta entro l'anno, secondo i parametri di Bruxelles, quando cominceremo a lavorarci in commissione, purtroppo non per colpa della Lega e credo forse nemmeno del Partito Democratico, stante le dichiarazioni della dottoressa, ci troveremo di fronte alla realtà, e cioè il fatto che la principale forza politica di questo paese, che si chiama Movimento 5 Stelle, che ha la maggioranza relativa personale del partito sia alla Camera che al Senato, quella riforma la osteggia. Se poi, ripeto, come per il ponte sullo stretto, i 5 Stelle, pur di stare al governo e prendere questi soldi e dare finalmente risposte agli italiani, sono favorevoli alla riforma della giustizia, ma lavoriamo in questi 2 anni che mancano la legislatura e portiamole a casa tutte le riforme per non perdere neanche un singolo euro a favore dei cittadini. Allora, pubblicità e poi torniamo in diretta per l'ultima parte. Rieccoci in diretta. Ecco qua, vedo anche che è tornato anche Mazzaro. Allora, vi faccio vedere questo servizio che introduce il tema. Abbiamo 10 minuti, vi chiedo di essere sintetici, ma questo mi introduce il tema. Parliamo del DDL Zan. Sentite le parole del sindaco Mario Conte, che parla del festival che in questi giorni è iniziato a Treviso, proprio per parlare di queste tematiche. Ci sarà il 22 proprio Zan, sabato prossimo a Treviso. Sentite le parole di Conte, sindaco di Treviso, presidente Anci Veneto, Lega. Nel mio ideale la famiglia è sempre composta da una mamma e da un papà, ma trovo assolutamente rispettoso accettare qualsiasi condizione in questo momento dove le sensibilità stanno evidentemente cambiando. Traccia la sua idea di famiglia il sindaco di Treviso Mario Conte, ma lo fa nel pieno rispetto delle diverse sensibilità e dei diversi modelli. L'obiettivo nostro è quello di creare le condizioni perché le famiglie siano sempre più numerose, quindi papà, mamma e un sacco di figli. Non sempre ci si può riuscire, non sempre c'è la volontà anche da parte delle persone, però voglio dire, dobbiamo avere grande rispetto nei confronti della famiglia, che può essere composta anche da un solo componente. Parole che arrivano alla vigilia del festival LGBT Cupido, dove la prossima settimana è previsto anche un appuntamento con Alessandro Zan, primo firmatario del DDL contro l'omotransfobia, che in queste settimane sta spaccando la politica. Festival che nella sua interezza non ha ottenuto il patrocinio del comune, e Conte torna a spiegare il perché. L'appuntamento, quello sul DDL Zan, era tra quelli secondo me meritevoli del patrocinio. Poi la scelta di non dare il patrocinio invece è stata per il no, perché nel calendario completo di appuntamenti ce ne sono un paio nei quali come amministrazione non me la sento di condividere in toto quelli che sono i contenuti, ma nel confronto sul DDL Zan il patrocinio poteva starci benissimo. Questo non significa essere a favore o contro il DDL Zan, significa essere a favore del confronto civile. Allora Bigon, si dice, no, ci sono altre tematiche più importanti in questo periodo da affrontare, perché è importante parlare del DDL Zan secondo lei? Per una questione di rispetto, abbiamo visto cosa sta succedendo, ma tra l'altro parliamo anch'io, sentivo le parole di... che per me la famiglia, nel senso, può essere sicuramente quella anche tradizionale del papà, della mamma, dei figli, ci mancherebbe. Stiamo lottando tantissimo, io sto lottando tantissimo col Partito Democratico in Regione per cercare di supportare la famiglia con la sua natalità, eccetera. Sappiamo quanto è fondamentale e importante.
ma nello stesso tempo abbiamo la possibilità di discutere una proposta fatta appunto dal deputato Zan relativa al rispetto nei confronti delle persone che hanno sensibilità diverse o comunque non quelle facenti parte della maggioranza, e ad esempio anche nei confronti dei disabili. Ma quante ne vediamo di provocazioni? Quanto vediamo strumentalizzazioni? È una questione anche di cultura. Noi dobbiamo iniziare a parlare di questo, perché non è più possibile vedere quello che stiamo vedendo: mancanza di rispetto, offese, lesioni e ingiurie, insomma, a persone che magari non sono non fanno parte della normalità, in normalità intesa come maggioranza, non tanto perché questa nostra è la normalità, ma come maggioranza di persone. E quindi è inaccettabile nel 2020-2021 essere ancora qua a parlarne. Bazzaro. Guarda, direttore, partiamo dal presupposto. Non sono direttore. Direttore ad onore. Ok, va bene. Okay. Va bene, cominciamo così. Credo che le libertà di amare, di scegliere con chi vivere, siano libertà personali impossibili da toccare di ogni singolo cittadino. Penso che chiunque nel 2021 aggredisca, insulti, mobbizzi sul lavoro una persona per il proprio orientamento sessuale sia una persona ovviamente in primo luogo ignorante e che vada perseguita penalmente. Io credo che il dibattito sul DL Zan sia diventato un po' surreale, come se a doverlo fare fossero qualche influencer, qualche campione di opinione pubblica e non il Parlamento. Vorrei ricordare che il DL Zan è già stato approvato alla Camera in prima battuta con la maggioranza del governo Conte bis, quindi quello del governo precedente, e adesso sta seguendo il suo iter di calendarizzazione al Senato. Di più, c'è una proposta anche da parte della Lega, dato che è un tema di libertà civili, di rispetto e di diritti, cerchiamo anche noi nel nostro cosmo di partito, e quindi addirittura questa proposta arriva da tutto il centrodestra, di proporre delle modifiche dove vediamo delle criticità. Ad esempio, noi siamo d'accordissimi sull'inasprimento dell'articolo 61 del codice penale quando si parla di aggravanti per discriminazioni che possono essere di natura razziale, per portatori di handicap o ancora peggio in questo caso di natura sessuale. Quindi su questo punto noi siamo d'accordo. Ci sono poi delle parti del DL Zan, come quello che viene un po' camuffato da insegnamento all'interno delle scuole, di sensibilizzazione all'interno delle scuole, che ci vedono preoccupati. Di più, c'è una sindacabilità nella valutazione dei reati connessi al DL Zan, cioè i giudici di volta in volta, una volta che il DL Zan dovesse essere approvato, avranno ovviamente una propria sindacabilità nel rispetto dei codici per poter punire e se, come e quando farlo i soggetti che si macchinano dei reati previsti dal DL Zan. E anche su questo abbiamo delle perplessità. Però non mi sembra che ci sia il partito che vuole degli omofobi da una parte. Io lo rifuggo questa cosa, perché per me è una persona omofoba, una persona ignorante, una persona che non rispetta gli altri, una persona che deve essere punita se commette dei reati. Ma non c'è un partito dell'omofobia e un partito dei diritti. C'è un Parlamento che sta lavorando per dare pari dignità, pari diritti e punire chiunque si macchi di crimini orribili come quelli che ho citato poc'anzi. Però perdonatemi, il Parlamento, ovviamente la società civile è uno sprone in più, ma è il Parlamento a dover legiferare. Bigon, c'è chi solleva questo elemento delle libertà che potrebbero essere violate, certe libertà di pensiero, lei cosa dice? Ma prima di tutto volevo rispondere appunto al collega dicendo che se è vero, come risulta da un sondaggio, che buona parte della Lega è d'accordo, e come detto anche dal deputato Bazan, è d'accordo con questo decreto, perché allora depositarne un'altra proposta, con questa proposta depositare un'altra proposta per bloccare tutto? Bastava discutere questa ed eventualmente apportare degli emendamenti. Qual è il problema? È quello di bloccare, è tutto lì, perché di fatto adesso non sta andando avanti questa proposta. Dall'altro punto di vista sì, è evidente, insomma, è il rispetto della libertà. Ovviamente libertà che non deve mai essere oltraggiosa e legittima, ed è questo che noi con le norme dobbiamo regolamentare. Tutto il resto, insomma, non possiamo entrare né giudicare nella mente, nella testa degli altri, assolutamente. Ma questo credo che sia un principio non solo cattolico, ma che dovrebbe essere civile per tutti. Bazzaro.
No, c'è un problema di prassi parlamentare. Il DL Zan è stato approvato alla Camera e quando abbiamo chiesto di poterlo emendare al Senato, per timore di blocchi, anche se la legislatura andrà avanti almeno per un altro anno prima dell'elezione del Presidente della Repubblica, è stato detto che era inemendabile, cioè doveva passare esclusivamente quel testo in seconda lettura per essere approvato. Ovviamente quando un testo è bloccato vuol dire che non è emendabile, al massimo ci fai degli ordini del giorno sopra che sono carta straccia. Noi abbiamo dovuto ripresentare un testo nostro perché poi in sede di commissione, quando arriva un relatore, se c'è il passaggio in commissione non va direttamente in aula, il relatore dovrebbe fare la sintesi dei testi. È un lavoro, a mio avviso, che il Parlamento deve fare per rispondere a quelle esigenze della società civile. Ma lo fa il Parlamento, cioè con tutto il bene che posso volere a certi cantanti, tanti che ascolto pure io, il fatto che loro vadano in TV e mi facciano 10 minuti di filippica non modifica l'iter dei lavori parlamentari. Dobbiamo spiegarlo ai tanti cittadini a casa che poi mi chiedono: ma questo ha detto questo, questo ha detto quello. Non c'è mai stato nessun blocco, c'è stata una discussione in sede di Commissione di Giustizia del Senato, oggi ci sono i due testi presentati, si può anche decidere di andare in aula senza relatore e approvarlo uguale. Io credo, da leghista, che un tema di diritti civili così importante, così sentito dalla nazione, non vada fatto a maggioranza muscolare, si possa discutere. Poi se i numeri ci sono, mi pare evidente, c'è anche una parte di Forza Italia che ha già spiegato che voterà sì, quindi per cui i numeri ci sono. Io penso che sui grandi temi di diritti civili non ci sia un partito, ci siano delle idee, ci sia un confronto con la società civile e ci sia la voglia di rapportarsi in quella che è, a me piace la democrazia, sono un sincero democratico, le due Camere del nostro Parlamento servono a questo e siamo pagati per fare questo. Bigon, chiudo con lei, 30 secondi, si riuscirà a trovare una quadra su DDL Zan? Ma io me lo auguro, sarebbe un passo importante per l'Italia, per la civiltà, siamo tra gli ultimi in Europa e in tutto il mondo, nel senso che dobbiamo assolutamente prendere atto che da una parte c'è un passaggio culturale che forse dobbiamo ancora fare e questa discussione ci permetterebbe veramente, e condivido con quanto ha detto il collega, ci permetterebbe di fare un passo in avanti proprio come popolo, come civiltà. Ecco, io credo che dobbiamo discutere anche solo per questo. Bene, grazie allora, grazie all'onorevole Alex Bazzaro, grazie anche a Anna Maria Bigon, buon lavoro anche per i prossimi giorni, buon proseguo di giornata e di domenica. Adesso vediamo le previsioni del tempo, noi ci fermiamo qui e poi questa sera alle 19.30 il telegiornale di Treviso. Grazie, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. L'alta pressione non riesce a prendere pieno possesso del nostro territorio, ecco che anche domenica 16 maggio dovremo aspettarci una locale instabilità, ma vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà una giornata caratterizzata da ampie schiarite soleggiate, alternate però a momenti più nuvolosi. Dal pomeriggio poi sarà alta la probabilità di acquazzoni, specie sui settori montani e pedemontani, con i temporali che localmente potrebbero scendere fin verso la pianura. Temperature in lieve aumento, minime comprese tra 9 e 12 gradi, massime oscillanti invece tra i 16 e i 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove inizialmente avremo più sole, a seguire invece sarà più nuvoloso, anche con occasionali temporali, localmente anche di moderata intensità. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 17-19 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà la stessa, qualche pausa asciutta intervallata da isolati rovesci. Temperature minime intorno agli 8-9 gradi, massime infine sui 22 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.